La Danimarca pagherà per i danni causati dai cambiamenti climatici nei paesi poveri. È il primo paese ONU a stabilirlo. Stanziati 13 milioni di dollari per sostenere i paesi in via di sviluppo. Il ministro danese dello sviluppo, Mortensen, si è impegnato formalmente a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, affermando che i fondi andranno soprattutto alla regione del Sahel, nell'Africa nord-occidentale. È gravemente ingiusto che i più poveri del mondo debbano soffrire di più per le conseguenze del cambiamento climatico, a cui hanno contribuito meno, ha detto, riferendosi alla scelta di Stati Uniti ed Europa di opporsi alla creazione di un fondo di sostegno. La Pre-COP 27 si terrà a Kinshasa, in Congo. Nell'evento preparatorio della conferenza annuale dell'ONU sul clima, la COP 27 si svolgerà dal 3 al 5 ottobre. La Pre-COP serve a definire gli argomenti dell'evento che quest'anno si terrà a Sharm el-Sheikh in Egitto dal 6 al 18 novembre. Vi partecipano i ministri dell'ambiente e gli inviati del clima dei principali paesi del mondo. L'Egitto, che appunto organizza la COP 2022, sta facendo pressione per mettere al centro delle trattative gli aiuti ai paesi meno sviluppati, con ristori per le perdite, loss and damage, e un fondo da 100 miliardi di dollari all'anno. Al contrario, i paesi ricchi spingono per aumentare gli impegni di decarbonizzazione per tutti e mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali. Tasse straordinarie alle società di combustibili fossili. Le chiede il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per sostenere le nazioni vulnerabili del mondo che subiscono le perdite più gravi a causa della crisi climatica. I fondi così raccolti sarebbero destinati anche alle persone in difficoltà di fronte all'aumento dei prezzi di cibo ed energia. Intanto, un gruppo di paesi particolarmente esposti ha annunciato che farà una richiesta simile all'Assemblea Generale dell'ONU, una tassa globale sulle emissioni che si chiamerà Loss and Damage e potrebbe finanziarsi con una tassa sulle emissioni dei paesi ricchi, oppure sui nostri viaggi aerei, sul carburante delle navi, sull'estrazione di combustibili o sulle transazioni finanziarie. Italiani autodipendenti. Il bel paese è secondo in Unione Europea per tasso di motorizzazione, con circa 663 veicoli ogni 1000 abitanti, secondo solo a Lussemburgo. L'indice è molto più elevato rispetto agli altri principali paesi europei. Il Regno Unito ne conta ad esempio 473. Lo calcola un report di The European House Ambrosetti, che sottolinea come il nostro paese sia dipendente dall'auto, che da sola vale l'80% del traffico totale dei passeggeri. Il dato si riflette perfettamente sulla sicurezza e l'inquinamento. In Italia nel 2021 l'incidenza dei morti in incidenti stradali è superiore alla media europea e il settore dei trasporti è l'unico ad avere aumentato le proprie emissioni dal 1990. Più 24%. È in realtà il primo autobus a idrogeno made in Italy. Si chiama Hydron, non produce alcuna emissione inquinante, ha 450 km di autonomia e nasce dalla tecnologia italiana dell'Umbra Rampini. Capace di trasportare fino a 48 persone, Hydron viaggia a 70 km orari, è predisposto per le persone diversamente abili ed è prodotto in provincia di Perugia. Il rifornimento avviene presso stazioni a idrogeno green, ovvero prodotto tramite elettrolisi da energia rinnovabile. Oggi Rampini, un fatturato di circa 24 milioni di euro e oltre 100 dipendenti, investe il 10% in ricerca e sviluppo ed esporta in paesi come Grecia, Francia, Germania, Austria e Spagna.